E anche questo mese siamo arrivati al video dei prodotti finiti del periodo. Mi pare che ce ne sia un po' meno del solito, ma non ci giurerei. Cominciamo subito, partiamo da questo shampoo. Si tratta di uno shampoo assolutamente economico, mi pare di averlo pagato 99 centesimi al supermercato. Shampoo Family neutro per tutti i tipi di capelli di Glenova. Questo è uno shampoo senza parabeni, senza siliconi, sono tantissimo prodotto, 500 ml. Ora, voi forse saprete che Glenova ha chiuso i battenti, però qualcosa in giro si trova ancora, l'ho visto nelle bancarelle di qualche mercato, eccetera, eccetera. Questo è uno shampoo decisamente onesto, che va bene davvero per tutta la famiglia. L'ho usato di più per mia figlia, e l'ha usato mio marito più che altro, ma l'ho usato anch'io, diciamo senza infamia e senza lode, comunque lava bene i capelli, non li secca, non li appesantisce particolarmente. Se lo trovate in giro da tenere tra le scorte o da usare appunto per la famiglia, ha un inci decoroso, insomma non è affatto male. Un altro shampoo invece, che è la seconda volta che acquisto e che mi piace parecchio, è questo di Equilibra, karité efficacia naturale, shampoo nutriente, qui parliamo del 98% di ingredienti di origine naturale, è uno shampoo nutriente, senza parabeni petrolati, senza SLS e SLS, senza sale aggiunto, 0% siliconi, delicato, con burro di karité, estratto di foglia di noce per capelli secchi, sono 250 ml. Io questo l'avevo utilizzato la prima volta in combo con il suo balsamo, che però non mi era piaciuto particolarmente, nel senso che si districava, non era particolarmente né idratante né nutriente, ma districava, ma usato in grande quantità. Quindi non l'ho ricomprato, mentre ho riacquistato questo, è un profumo gradevolissimo ed effettivamente è un ottimo shampoo per i capelli secchi. Sapete che io ho i capelli secchi, quindi mi sono trovata molto bene. L'inci è buonissimo in questo caso, e fa una bella schiuma, dà soddisfazione nel lavarli e funziona, lascia i capelli puliti, nulla da dire. Restiamo sui capelli, ve la faccio vedere velocissimamente perché mi chiedete, in tantissime tra voi mi chiedete sulla tinta, il colore dei miei capelli. Allora, questo è il set ricrescita di Testa Nera Natural and Easy, R1 castano, per tutte le colorazioni castane appunto. Io cosa faccio? Io faccio un mese la tinta sempre di questa marca e faccio il castano naturale. Il mese successivo, invece di rifare la tinta, faccio solo questo, che è appunto un set ricrescita, quindi contiene diciamo tutte le componenti per andare a coprire la ricrescita, quindi i capelli bianchi, in misura piccolissima, quindi potete proprio solo andare a ritoccare la ricrescita. Mi ci trovo molto bene, innanzitutto deve stare in posa solo 10 minuti, io lo tengo onestamente anche un quarto d'ora 20 minuti perché mi sembra che attacchi meglio e mi permette di saltare un mese la tinta, che su capelli trattati e secchi come i miei non è affatto male. Mi chiedete spesso come io faccia ad avere questa sorta di degradé sulle punte. L'ho spiegato tante volte, ma siccome sono tantissime le domande che mi fate in merito, ve lo ridico di nuovo. Io ovviamente quando faccio questo riprendo solo la ricrescita appunto. Quando faccio la tinta io la tengo in posa mezz'ora, ma tengo in posa 20 minuti sulla ricrescita e diciamo sul metà della lunghezza. Passati 20 minuti la tinta che mi è rimasta, ne lascio un pochettina, la metto anche sulle lunghezze. In questo modo ovviamente sulle lunghezze prende meno. Inoltre, considerato che io ho la maggior parte dei capelli bianchi, man mano che i capelli crescono ovviamente sono sempre più chiari, quindi hanno un effetto decolorazione naturale. Quindi io ottengo questa specie di degradé in questo modo. Io comunque una decina di minuti anche sulle lunghezze, la tinta la metto quasi sempre, a volte no, a volte salto addirittura. Ma la metto ogni tanto perché non ci sia troppo stacco, ci sia questo effetto sfumato ma non troppo stacco. Ecco, è così fondamentalmente che io ottengo questo tipo di sfumatura. Io con questi prodotti mi trovo benissimo e costano veramente poco.
Un altro prodotto capelli, visto che ci siamo, questo è un prodotto che mi è piaciuto moltissimo, si chiama Repair Expert Conditioner Restore Strength, quindi si tratta di un balsamo di questa linea di Mades Cosmetics, che è questo brand olandese, di cui ho ricevuto alcuni prodotti dal negozio Il Monomarca che c'è a Brescia, vi lascio tutti i riferimenti. Questa è una sample size, però si tratta di una sample size di lusso, sono 75 ml e la trovate comunque in vendita. Mi è durato tantissimo perché ne basta veramente poco. Questa è una linea per capelli professionale, Mades Cosmetics ha tantissime linee per capelli, questa è una tra quelle professionali, ha un profumo che è qualcosa di spettacolare, dolce ma non nauseante, che rimane a lungo sui capelli, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Ha un'ottima consistenza, né troppo cremosa né troppo fluida, molto facile da distribuire sul capello, e questa linea appunto è la linea rinforzante. Ora ovviamente io non posso dirvi se questo prodotto mi è servito per rinforzare i capelli, proprio perché l'ho utilizzato da solo, quindi senza il suo shampoo, senza altri prodotti che secondo me vanno insieme a fare questo tipo di lavoro. Però devo dire che io quando utilizzavo questo balsamo sentivo i capelli forti, più che forti, consistenti, ecco, avevo questa sensazione di capello corposo e leggero, quindi direi che andava benissimo per il mio tipo di capello, perché lo sentivo morbido, districato, corposo ma leggero. Ottimo prodotto, e voglio provare tutta la linea, perché se tanto mi dà tanto mi troverò molto bene. Credo l'ultimo prodotto per capelli, ho terminato questa maschera usata tutta l'estate, ne era avanzata veramente pochissima, ho deciso di portarla a termine, di non portarla all'estate prossima, ve ne ho parlato appunto quest'estate. Si tratta di una maschera di Ultra Dolce Garnier, maschera riparatrice dopo sole. Questa è della linea senza parabeni e anche senza siliconi, quindi se cercate prodotti non dal buon inci ma che non abbiano i siliconi, questa ve la consiglio. La profumazione è paradisiaca, perché parliamo di monoi e neroli, e mi è piaciuta tantissimo. D'estate è pazzesca, perché veramente ha un effetto riparatore sul capello, bello nutriente, bello idratante, lascia i capelli lucidissimi e non li appesantisce. Comunque ho riscontrato dei benefici anche nell'utilizzo, diciamo, sul capello non esposto al sole, ecco. Quindi io mi sono trovata molto molto bene. Non è facilissima da trovare questa linea, io è la seconda confezione che uso, perché mi pare di averla usata o l'estate scorsa o quella precedente ancora. Ottimo, ottimo prodotto. Poi togliamoci quelle solite cavolatine. Dunque, dischetti di cotone, questi sono dischetti struccanti piccoli, seta blu, credo presi dai cinesi, e io quelli piccoli li uso solo per togliere lo smalto, niente da dire. I miei soliti, tra i miei preferiti, quando è di Tigotà, questi sono quelli ovali, forse preferisco i quadrotti, ma insomma, solo per una questione di forma. E questi quelli di Auchan, entrambi 100% cotone, non si sfaldano, funzionano benissimo, mi piacciono un sacco. E questi sono quelli che intervallo ogni tanto, a quelli sono i frilli, 50 maxi dischetti uso cosmetico, doppia faccia, 100% cotone, li trovo dai cinesi e li trovo identici come qualità a quelli che vi ho fatto vedere prima. Meno male sono questi i dischetti che alterno quasi sempre. Ho solo un sapone mani questo mese, incredibile a dirsi, il Nidra di Palmolive, sapone latte liquido idratante con proteine del latte naturali. Un buon sapone, effettivamente non mi secca le mani. Io quando sui saponi mani c'è scritto idratante non mi fido mai particolarmente, nel senso che io non ritengo che un sapone possa in qualche modo idratare. L'importante è che non mi vada a seccare le mani. Poi magari ci saranno anche dei saponi idratanti, ma secondo me non tra quelli della grande distribuzione, almeno credo. Se ne conoscete qualcuno idratante della grande distribuzione, fatemelo sapere. La profumazione è molto neutra, classica profumazione di pulito, però devo dirvi che tra le profumazioni di pulito, in questo senso, preferisco ancora quella del sapone neutro Roberts classico. Questo è un filino più delicato, non permane tanto sulle mani.
Ne ho terminato solo uno di sapone liquido, rispetto agli altri mesi è strano, perché, guardo lì, perché sono in cucina, ce l'ho sul lavello, ne ho uno da 750 ml in cucina e quindi non ho ancora terminato, e poi perché in realtà sto cominciando a trasferire alcuni bagnoschiuma, magari quelli che non mi hanno particolarmente intrigata come utilizzo per lavare il corpo, in un portasapone liquido che ho nel bagno, che uso di più, per smaltire un po' di scorte anche di bagnoschiuma. Ho fatto così ad esempio con questo, voi ne vedete qui ancora, ma io non riesco più veramente a farlo uscire, dovrei tenerlo a testa in giù e dico vabbè, pazienza, non sarà questo lo spreco del secolo. Allora, questo bagnoschiuma si chiama Caress Finest Beauty Care, è un Made in Italy, doccia schiuma e fiori d'arancio. Questa marca, non so cosa vedrete perché è tutto trasparente, si trova da Gardenia. È un bagno, questi bagnoschiuma costano intorno ai 3 euro più o meno, quindi non pochissimo per 250 ml di prodotto. Io l'avevo preso come al solito per arrivare ad avere il punto sulla tessera fedeltà. Ci sono tante profumazioni, questa è fiori d'arancio, è buonissima, ha veramente un'ottima profumazione di fiori d'arancio. A me ricorda un po' Coco Mademoiselle di Chanel come profumo, però non l'ho amato particolarmente, nel senso che è un bagnoschiuma senza infamia e senza lode, assolutamente assimilabile alla qualità di un bagnoschiuma da supermercato, quindi 3 euro sono troppi, cioè non andrei assolutamente a ricomprarlo. La profumazione è buona ma non persiste. Persiste un pochino in bagno nel momento che lo utilizzate col vapore dell'acqua, ma poi né in bagno né sul corpo rimane a lungo. Non secca, senza infamia e senza lode, ecco, per questo non lo riprenderò. L'ho travasato, ne ho usato un po', tanto così, e poi l'ho travasato appunto da utilizzare come sapone per mani. Mentre un bagnoschiuma che ho adorato tantissimo è questo, purtroppo l'etichetta si è completamente rovinata. Comunque si tratta di un bagno doccia di Artes Quero, scritto Artes Quero. Qui invece parliamo di un prodotto completamente biologico. Non ha certificazioni specifiche perché manca la certificazione finale, ma tutto il processo di lavorazione è certificato ICEA, se non mi sbaglio, però potrei sbagliarmi, comunque certificato. Questo è un prodotto che insieme ad altri mi è stato inviato dall'azienda, che ringrazio tantissimo perché mi ha fatto veramente scoprire l'eccellenza in questo senso. È meraviglioso, questo davvero idrata la pelle, non solo non la secca ma la idrata molto. Questa quantità di prodotto, purtroppo è andato via, ma penso che siano 250 ml, a me è durata tantissimo. È vero che io tendo ad alternare i bagnoschiuma, ma nell'ultimo periodo ho usato solo questo. Ne basta veramente pochissimo, ha una consistenza in gel, direi, che fa una bella schiuma morbida, coccolosa, messo sulla spugna sembra veramente di fare le carezze al corpo. Anche utilizzato senza fare lo scrub prima, utilizzato solo questo, io potevo tranquillamente non mettere la crema idratante dopo l'utilizzo. La profumazione è meravigliosa, parliamo del bagno doccia Tiglio ed Elecrisio alla zagara. Io adoro queste profumazioni, il profumo della zagara mi fa impazzire, ho addirittura un profumo alla zagara e basta, perché è tra i fiori quello più, secondo me, affascinante in un certo senso, avvolgente, buonissimo. Profumazione ottima, che non ha mai variato nel corso del tempo, e questo prodotto io ce l'ho aperto da parecchio nella doccia. Meraviglioso, veramente meraviglioso, Made in Italy, una piccola azienda del Appennino Tosco Emiliano che merita veramente tantissimo. Vi lascio anche qui i riferimenti al sito. Poi, restiamo sul corpo, ho terminato 3 deodoranti, ovviamente non è che, ma per questo discorso vale per tutti i prodotti che vi mostro, non è che i prodotti che vi mostro nel video prodotti finiti li ho aperti e utilizzati in un mese, io questi ce li avevo aperti da tanto tempo e sono andata a terminarli, ora ne ho appena aperto uno nuovo, quindi con tutta probabilità il mese prossimo non vedrete neanche un deodorante. Allora, grande classico della grande distribuzione, il Dove Original, 48 ore di efficacia, solito discorso che facciamo tutte sulle 48 ore,
Questo è chiaramente un antitraspirante. Con questo andate sul sicuro, non puzzerete mai, blocca qualsiasi cosa, ha una profumazione neutra gradevole. Se volete stare tranquille, specialmente d'estate, e non avete particolari problemi con l'inci, è un deodorante che consiglio sempre. Due deodoranti invece con un inci migliore, uno è questo di Arcalia, Deorolon 0% alcol e senza sali d'alluminio, al talco. Questi sono Arcalia e la linea di Pan Panorama, quella diciamo un pochino più attenta all'inci. Io ho amato moltissimo questo deodorante, buona la profumazione che sa effettivamente di talco senza essere troppo penetrante, troppo stucchevole, potevo tranquillamente applicare un profumo dopo, ottima l'efficacia. Come vi dico sempre, io non soffro di sudore troppo odoroso, per cui tenetelo sempre presente, ma io con questo prodotto mi sono trovata benissimo. Ovviamente lo trovate solo nei supermercati Pan e Panorama e dura e costa anche poco, mi pare 1,90 euro, 1,99 euro. Sono 50 ml di prodotto che mi sono durati tantissimo. In roll-on a me i deodoranti durano veramente tantissimo. Un deodorante invece terminato e utilizzato sia da me che mio marito, e questo davvero è durato un'eternità perché ce l'ho aperto da luglio, ovvio che ho alternato, ma veramente da luglio, e per me c'è ancora un'applicazione, è il Deomilla deodorante spray, quello neutro, deodoranti di Alchemilla che sono usciti quest'estate, mi sono stati inviati tutti dall'azienda. Avete già visto un roll-on che ho terminato con le fiori di primavera, che vi avevo già detto che mi era piaciuto tanto, e questo è quello completamente neutro, che ha aperto mio marito per utilizzarlo proprio perché neutro lui lo preferisce. Io preferisco il roll-on, ma semplicemente perché queste sono confezioni no gas, quindi tendono un pochino a lasciare l'ascella più bagnata per un minutino, diciamo, ma non sono quelle terribili che sgocciolano dappertutto, dopo un minutino siete belle asciutte. Dura tantissimo, ripeto, sono questi 100 ml di prodotto, il prodotto ovviamente di Alchemilla è completamente ecologico e biologico, per me super efficace, mi sono trovata bene con tutto, scusate i rumori ma sta finendo la lavastoviglie, del resto la vita va avanti anche se si fanno i video. E ripeto, io l'ho trovato efficacissimo, efficace anche su mio marito che è un uomo, abbiamo due tipi di sudorazioni diverse, entrambi l'abbiamo utilizzato anche d'estate ed entrambi ci siamo trovati molto bene. Se io il consiglio che vi posso dare io, se vi va di provare dei deodoranti bio, nello specifico in questo caso questi di Alchemilla, provateli magari ora, che comunque siamo in una stagione in cui l'esigenza, insomma, di andare a contrastare il sudore è molto meno rispetto all'estate, in modo che vi possiate fare un'idea di massima, ecco, per non rischiare di avere cose strane in una stagione in cui magari servirebbe essere un po' più protetti. Restando su Alchemilla, l'ennesimo addolcilabbra, questo mi si è spaccato perché è caduto, ma l'avevo completamente terminato, questo al lime, utilizzato più che altro d'estate, li amo perché sono idratanti, nutrienti, molto riparatori, e questo secondo me è un po' la differenza che hanno questi balsami labbra rispetto ad altri, che riparano veramente le labbra. Questo al lime non mi è piaciuto particolarmente come profumazione, ma perché la sentivo poco, ma uno per l'altro sono veramente ottimi, ottimi. Mi è rimasto un prodotto capelli che non avevo visto, e questo è un prodotto particolarissimo e che amo alla follia. È un prodotto di Herra, scritto H-E-R-R-A, che è un'azienda inglese se non erro, Herra Hair Care, e questo è un profumo per capelli idratante. Io l'ho trovato a Brescia nella profumeria, mi pare che si chiami UBB, Universal Beauty, qualcosa del genere, se trovo i riferimenti ve li lascio qui sotto, non è facilmente distribuito, ha anche un costo notevole, parliamo di intorno ai 25-30 euro, ma io ce l'ho aperto da un anno e mezzo direi, ovviamente non l'ho usato tutti i giorni, questo è un 50 ml, ha una profumazione fantastica, è fantastico. È una via di mezzo tra il prodotto per capelli e il profumo da donna un po' fiorito, un po' dolce,
Ma come tutti i profumi per capelli non è troppo forte, non è troppo penetrante, avvolge molto bene la capigliatura. In più contiene appunto questi principi idratanti, quindi anche riapplicato durante la giornata rende i capelli più morbidi e più lucidi. Io penso che lo ricomprerò perché mi piace veramente molto molto molto. Poi vi faccio vedere questi patch contorno occhi che io ho acquistato su Amazon. Ho comprato 10, vendono la confezione da 10, in realtà non è una confezione, vi imballano 10 bustine, diciamo, e sono contorno occhi al collagene. Allora, io ho appiccicato qui, diciamo, tanto per farveli vedere, due lunette di patch, perché non sapevo altrimenti come spiegarmi. Si sono un po' seccate ovviamente perché sono utilizzate. Si tratta di patch in gel, diciamo, non sono né adesivi né imbevuti, ma sono gel che contengono appunto collagene. Io la marca non la capisco, comunque sono gli unici dorati che trovate su Amazon. Li trovo belli imbevuti, quello che io riscontro quando li faccio, io qui vedete una mascherina sola, ma ne ho comprati 10, me ne mancano 3, quindi ne ho fatti 7. Riscontro soprattutto un contorno occhi più liscio e più disteso quando li tolgo. Un leggero schiarimento delle occhiaie, se li faccio al mattino, l'ho notato, direi un po' più morbido. Il contorno occhi non sono i migliori che ho provato nella mia vita, però 2,99 € per 10 confezioni è sicuramente un prezzo vantaggiosissimo e calcolate che io ho un contorno occhi abbastanza segnato, piuttosto secco e che presenta occhiaie piuttosto profonde al mattino. Per cui se avete un contorno occhi meno esigente, sicuramente possono fare il caso vostro. L'unica cosa che vi dico è che essendo appunto in questa consistenza in gel, non si attacca facilmente, magari come altri cerottini imbevuti, o meglio, loro stanno al loro posto, anche se vi muovete, state in piedi, non cadono, ma non potete mettere la faccia così, tanto per dire, non caricate la lavastoviglie o la lavatrice mentre avete questi patch indosso, lo dico perché io generalmente queste cose faccio quando ho le maschere sul viso. Ecco, in questo caso non lo potevo fare, però potete muovervi in casa tranquillamente. Io non posso che consigliarvi di provarli, visto il costo. Poi, un prodotto corpo che ho terminato è questo scrub di BioPoint Body Care Scrub Corpo al sale marino. Con sale marino, sabbia bianca, alghe marine, olio di moringa e olio di monoi. Linea Skin Expert. Io questo sample l'ho trovato in un giornale. Sono 75 ml di prodotto, sono riuscita a farci 3-4 applicazioni e non mi è piaciuto. Innanzitutto io odio la profumazione, sa di colla. Di colla e di mare, ma no, di pesce, non lo so, non mi piace. Cioè, letto così sulla carta, voglio dire, olio di moringa e olio di monoi, mi aspettavo una profumazione decisamente diversa. Ma al di là di questo, non lo so, non lo trovo efficacissimo e neanche particolarmente idratante, nonostante contenga diversi oletti. Non mi ha fatto granché, molto delicato come efficacia, intendo, come capacità scrubbante, ma non altrettanto delicato sulla pelle, nel senso che un pochino mi grattava pure, per cui no, non lo comprerò sicuramente. Contenta di averlo provato, ma non lo comprerò. Due prodotti che ho amato moltissimo sono questi due prodotti dell'IDEA, trovati in un kit. Sono due prodotti mani. Questo è lo scrub mani rigenerante, ed è tutta la linea all'olio di mandorle ed è pazzesco. Allora, ha un profumo, questo kit ha un profumo incredibile. Sa esattamente, esattamente dei dolcetti siciliani alla mandorla e pistacchio. Sa proprio di pasta di mandorle, dolce però, buonissimo. Questo scrub è efficacissimo, sono 50 ml, mi sono durate una vita perché ne basta davvero poco. Infatti, con il residuo che qui vedete, io riuscirò sicuramente a fare un altro utilizzo. Efficacissimo. Le mani, dopo averle scrubbate con questo prodotto, sono di seta, davvero.
morbidissime, super idratate, per nulla unte. Voi lo fate, vi sciacquate le mani e avete delle mani pazzesche. La crema mani è ottima, anche questa, stessa linea. Di questa, che sono 30 ml, anche qui mi è durata tantissimo, perché ne dovrete usare un nulla, cioè proprio una goccina di qua, una goccina di là, e massaggiate. In questo modo avrete un'idratazione perfetta, mani belle nutrite, belle morbide, di idratazione che permane a lungo senza avere le mani unte. Se ne usate un filo di più, un pochino unge. Ne basta davvero davvero poca. Prodotti stupendi che vengono venduti in kit con l'olietto per le cuticole, che ovviamente non ho finito perché quello mi durerà una vita. Mi spiace perché non credo che si trovino altre dimensioni, cioè confezioni più grandi, e comunque la vendita singola non penso che ci sia di questi prodotti. Comprerei lo scrub 100 milioni di volte, ma penso che farò metà con mia mamma. Ricomprerò il kit, io mi terrò lo scrub, darò a lei l'olio per le cuticole perché mi durerà tutta la vita, e la crema mani perché ne ho altre semplicemente, ma questo scrub è pazzesco, buonissimo. Vi consiglio davvero di provarlo. Un altro prodotto corpo, ho terminato questa sample size che avevo ricevuto in regalo di The Body Shop, è il body butter all'olio di moringa. Questo sì che è pazzesco, una profumazione incredibile. Esiste anche l'acqua profumata di questo profumo, è buonissimo. Qui davvero non serve mettere il profumo dopo, è buonissimo, sa di moringa, eccezionale. Questa quantità di prodotto io l'ho un po' centellinato, devo essere onesta, ma dura tanto perché è proprio un burro. Se avete una pelle secca che necessita di essere ben idratata, questo prodotto è ottimo. Gli ultimi utilizzi lo utilizzavo solo su braccia, décolleté, per sentirmi il profumo, perché sapevo che l'avrei terminato, ma sulle gambe, quando l'ho usato sulle gambe, che sono la parte che ho più secca, questo prodotto funzionava benissimo, benissimo, efficacissimo, e appunto profumazione pazzesca. Nonostante sia un burro, si spalma facilmente. Certo va un pochino massaggiato, ma non lascia scia bianca, e una volta assorbito non lascia residui di alcun tipo. Ho terminato il trattamento viso, di cui vi ho parlato tantissimo, vi ho fatto un video specifico che magari vi lascio a fondo video, e ve l'ho messo anche, mi pare, in un video prodotti preferiti, questo trattamento di Eutimia. Anche questi sono prodotti che ho ricevuto dall'azienda. Si tratta di un trattamento che viene venduto in combo, dato da siero e crema viso 24 ore. Questo è l'anti-age illuminante. Mi sono trovata benissimo, ve l'ho già spiegato più volte. È questa una linea prodotta da un'azienda della mia zona, che ha grande attenzione all'inci, non contiene un sacco di schifezzine, e mi sono trovata molto molto bene, veramente. Gli ingredienti principali su cui si fonda tutta la produzione Eutimia, e non solo questa linea anti-age illuminante, sono l'utilizzo di acqua termale e di olio di baobab. Ottimi, ottimi prodotti, mi sono trovata veramente bene. Un altro prodotto skincare che mi ha stupita, perché non credevo che mi piacesse così tanto, è questo contorno occhi di Arval Aqua Pure, della linea Aqua Pure Hydra Eye. 15 ml di prodotto, packaging che adoro perché è veramente comodo, veloce da usare e molto molto igienico. Questo è un contorno occhi solo idratante, non ha alcuna funzionalità anti-age, ma l'ho comprato quest'estate perché è molto leggero come consistenza. Si tratta di un gel bello leggero che si assorbe abbastanza facilmente, ma si fa massaggiare, non è troppo acquoso, una certa soddisfazione la dà. L'avevo preso appunto per l'estate perché volevo un contorno occhi leggero, ma onestamente io d'estate l'ho usato anche la sera e l'ho continuato ad utilizzare anche in inverno, perché questo prodotto, pur in questa confezione e con questa consistenza, mi tratta benissimo. E sapete che è un contorno occhi secco, non immaginavo, pensavo fosse molto più blando. Arval, io lo trovo da Tigotà, costa poco, mi pare di averlo pagato intorno ai 15 euro e mi è durato tantissimo, perché oltretutto serve poco prodotto. Ottimo, ha superato di gran lunga le mie aspettative.
passiamo a make-up e unghie. Ho terminato questo solvente unghie di Essence. Questo è il Nail Polish Remover Ultra. Questo qui è tra i solventi di Essence decisamente più efficace. Questo nasce anche per togliere le nail art, per togliere i brillantini, e funziona. Ha una pecca grossa, a parte costare leggermente di più rispetto ai classici parisieni e così via, ma non molto di più. Questo veramente puzza tantissimo, proprio tanto tanto tanto, cioè se lo utilizzate in una stanza dovete aprire la finestra perché l'odore rimane a lungo, quindi tenetelo presente, però è veramente efficace. Altro prodotto unghie che purtroppo ho terminato è la mia base per eccellenza, ve ne ho parlato tantissimo. Questa è la First Base di Essie, che ha questo colorino, vedete, un po' verdino, che poi ovviamente è trasparente sulle unghie. Questa base a me dura come un tempo, diciamo, dall'apertura almeno 9 mesi, 8-9 mesi tutti, quindi ne vale assolutamente la pena. È la miglior base aggrappante che abbia mai provato nella vita. Non è adatta se cercate una base curativa, rinforzante, allungante, sbiancante, levigante e così via. Questo semplicemente protegge l'unghia dal colore, quindi comunque scherma il colore dello smalto, qui che non va a penetrare nell'unghia, quindi, ma soprattutto aggrappa lo smalto. Io ho notato la differenza se io questa base non la uso. Se non uso questa base lo smalto mi dura meno, quindi sono certa al 100% che uno dei motivi per cui a me lo smalto dura tanto è questa base, è favolosa. Non l'ho ancora ricomprata perché ne ho due in utilizzo, una che avevo comprato io che è una base molto low cost e che volevo provare, e una che mi è stata inviata da un'azienda che sto testando, ma questa è imbattibile secondo me, imbattibile. Poi ho terminato, qui passiamo al make-up, un primer occhi, questo di Bottega Verde, primer fissante per ombretto con estratti di papaya e mirtillo nero, funziona. Ha un colore leggermente beigeolino che va appena appena a uniformare la palpebra, dura a lungo nel tempo, ne basta poco, fa durare bene l'ombretto, non aiuta a farlo risaltare particolarmente come colore, però lo fa durare durante il corso della giornata, non lo fa andare nelle pieghe. Se lo trovate in offerta è un prodotto che sicuramente vi posso consigliare. Poi ho finito il mio correttore copriocchiaie preferito della vita, che è il Fit Me di Maybelline in colorazione 20. Ne ho già in utilizzo un altro, qui quello che c'è come residuo non viene più su, ormai veramente l'ho usato tutto. Anche questo mi è durato tantissimo e come sapete lo amo perché ha... è il compromesso perfetto, fa una coprenza medio-alta, una buona fluidità, si sfuma molto facilmente, non mi va nelle pieghe, mi dura tutto il giorno. Io questo lo trovo su Amazon, non lo trovo da nessuna parte in vendita così, ma su Amazon lo trovo tranquillamente, costa poco, mi piace tantissimo. Poi terminata anche la cipria di Rimmel, la Stay Matte classica 001 Transparent. Questa parte che vedete qui io non riesco più a tirarla su, cioè riesco col dito ma col pennello non la tiro su, quindi decido di cestinarla. Questa cipria per me è sempre una garanzia, mi mattifica tranquillamente, mi fa durare a lungo il trucco, me lo sigilla, è un buon prodotto che ho ricomprato spesso nella vita. E poi ho finito una matita labbra di Kiko, ma questa era un'edizione limitata, la numero 06 della Endless Love Lip Pencil, un bellissimo colore era, perché ho perso addirittura la mina, mi sono trovata bene. È difficile che io non mi trovi bene con le matite labbra di Kiko. Le mie preferite sono le Creamy Color Comfort Lip Liner, ma le matite labbra di Kiko secondo me sono una tra le loro eccellenze, soprattutto in rapporto al prezzo. Ecco, ho terminato, vi ho mostrato tutto anche questo mese, per questo tipo di video come sempre ci vedremo tra un mesetto circa, noi invece molto molto prima. Un bacio e alla prossima se vi va, ciao!